Ieri nel mio giardino questa mantide ha deposto un'oteca. Per chi non lo sapesse, l'oteca è una sacca dalla consistenza simile al polistirolo contenente le uova, che possono essere anche 200. All'inizio lei produce questa schiuma che poi si solidifica e la modella con l'addome, come potete vedere. Quando durante l'accoppiamento ha mangiato il maschio, questo le è servito per poter produrre l'oteca in questo periodo dell'anno. A questo punto il ciclo vitale della mantide si conclude, smette di mangiare e morirà a breve. I piccoli nasceranno in primavera, più o meno tra maggio e giugno.